Arcipelago Shek di oggi è nato nel 2008, è l'unione di varie associazioni, varie iniziative del genere che si stavano sviluppando in tutta Italia. Quindi a Roma per esempio c'era l'Eco Roma, a Napoli c'era lo Shek, che era chiamato lo sconto che cammina, che poi è stato modificato in solidarietà che cammina. Di Napoli è stato tenuto il concetto, l'utilizzo e il nome, appunto cambiando semplicemente sconto da solidarietà. Ma come associazione nazionale è nata nel 2008 e appunto ha riunito varie esperienze di altre associazioni, di altri sconti piuttosto che non monete in giro per l'Italia. Un fatto a proposito rilevante che è avvenuto quest'estate, a luglio, come Arcipelago Shek presentammo un interpello all'Agenzia delle Entrate per chiedere se quello che facevamo era corretto ed era legale soprattutto. L'interpello credo che sia stato già messo sul sito, può essere visionato e dovrebbe esserlo, non vi vorrei dire una cosa se non c'è, ci sarà, che praticamente ci dà il via libera, non solo ci dice che è illegale e che va bene, tra le righe ci fa capire anche che è una buona idea ed è utile all'economia, soprattutto in un momento del genere, quindi ci ha anche dato un incentivo, almeno dal punto di vista morale, ha detto andate avanti, insomma, e vediamo un po' dove arrivate e che combinate. Esatto, fra l'altro l'interpello verteva proprio su questa cosa, perché quando io vado dal commerciante mi fa lo scontrino, se io spendo 10 euro mi dovrebbe fare lo scontrino di 10 euro, in questo modo se accetta gli check al 20%, al 10% mi fa lo sconto di 2 euro, di 1 euro, quindi lo scontrino non lo fa sullo sconto, lo fa solamente sugli euro, quindi lo farà su 8 anziché su 10. Evasione fiscale, no, perché lo sconto lo fanno, cioè i commercianti che fanno lo sconto vengono accusati di evasione fiscale, c'è un buono sconto. Questo cammina, perché cammina lo sconto? Questo infatti la domanda, l'interpello verteva proprio su questo, nel senso è legale far sì che questo sconto incondizionato, è uno sconto incondizionato a differenza dello sconto tra amici, no? Di amicizia, che per la legge italiana è legale, ce l'ha ribadito diciamo l'Agenzia delle Entrate. No, perché un'esperienza del WIR in Italia sarebbe illegale, appunto perché è una vera e propria moneta. Fra l'altro il WIR circola fra le imprese e i cittadini non hanno accesso a questo WIR, se non a pagamento. Esatto, sì, ed è una sorta di vera e propria moneta alternativa, parallela, cosa che purtroppo in Italia sarebbe illegale, quindi ecco la fantasia degli amici napoletani hanno fatto sì che si trasformasse in uno sconto incondizionato e quindi non più una moneta, che poi fra l'altro forse è diventato, all'inizio si pensava che potesse essere una cosa svantaggio rispetto al WIR, invece stiamo riscontrando che ha più successo in questo modo perché aggancia la ricchezza, l'euro, al territorio. Perché questo? Perché quando noi andiamo nei grandi, nella grande distribuzione, nei grandi centri commerciali, funzionano un po' come da vortice per la ricchezza. Tutti i soldi che noi mettiamo nelle casse del centro commerciale non vengono reinvestiti nel nostro territorio, a differenza che non i soldi che versiamo nelle casse dell'artigiano. Quindi sicuramente la grande distribuzione questi check non li accetterà mai perché non sa che cosa farcene, perché li deve andare a investire, speculare in borsa o in banca all'estero, soprattutto nel caso italiano. In questo modo lo check aggancia l'euro e lo riporta sul territorio, perché se io devo spendere, per spendere gli check devo andare negli artigiani che li accettano, locali, e quindi l'euro rimane nel territorio.
Sì, su internet è possibile consultare tutte le attività alle pagine auree, una sorta di pagine gialle dove è descritta l'attività, che cosa fanno, dove sono, i servizi che danno e quanti check, che percentuali accettano. Lo check è, oltre che essere in forma cartacea, anche in forma elettronica, quindi c'è un conto check, c'è una sorta di conto corrente di check, che conta gli check anziché gli euro. E quindi c'è un software di contabilità che è uno software di derivazione bancaria, quindi è lo stesso meccanismo che si usa nel circuito bancario e che tiene conto, quindi l'iscrizione viene fatta online o tramite punti check. Quindi viene registrato la persona che si iscrive, viene chiesto obbligatoriamente il codice fiscale, perché a ogni codice fiscale si aggancia l'emissione degli check, quindi tutti i cittadini hanno diritto a parti uguali di check. Il software è online, aperto, pubblico, trasparente, quindi chiunque può accedere e vedere quanti check ci sono in circolazione, quanti check sono stati distribuiti ai singoli cittadini, perché so che sono tutti in parti uguali, e vengono distribuiti 100 check all'atto dell'iscrizione, quindi il momento in cui io mi iscrivo ho diritto subito a 100 check. Dopodiché ci sono le emissioni ricorrenti, che l'anno scorso quest'anno a maggio è stata fatta una di 100 check a tutti gli iscritti, e quindi nel tempo poi si penserà anche di aumentare queste distribuzioni. Questo è vincolato dal fatto che il circuito li assorba oppure no, perché se non so dove andarli a spendere, è inutile che mi vengano accreditati 100 check. Okay, quindi quando la maggior parte delle persone comincia a terminarli, si riaccreditano altri 100 check. Per le spese rilevanti, per esempio impianti fotovoltaici piuttosto che non riqualificazione degli edifici, e quindi in cui devo spendere magari 10.000 euro, 20.000, 50.000 euro, e l'impresa che mi fa i lavori accetta gli check, quindi il 10% di 10.000 euro cominciano a essere appunto 1.000 euro, e posso chiedere un anticipo fino al massimo 20.000 check sulle emissioni future, successive che ci saranno. O meglio, diciamo che l'euro che non segue più una filosofia, o meglio un concetto logico di emissione, ma stampano euro e dollari a caso, quindi senza controllo, che sono una sorta di carta straccia ormai, no? Quindi in teoria si dovrebbe riportare come a titolo di esempio il modo in cui i cittadini dovrebbero, innanzitutto appunto un'associazione culturale per riportare a parlare e a riportare l'attenzione sulla moneta, sul valore del ruolo che deve avere una moneta in una società, che deve essere un mezzo e non un fine, un punto d'arrivo, ma semplicemente uno strumento per agevolare l'economia. Okay, e quindi riportare poi, magari un domani si augura, anche a chi dovrà decidere delle sorti di tutti quanti, di utilizzare i metodi corretti e non quelli scorretti che vengono utilizzati oggigiorno, e che li utilizzano facendo leva sulla non conoscenza da parte delle persone, perché io fino a 2 anni fa non mi curavo assolutamente dell'emissione monetaria. Poi dopo, oggigiorno, ci rendiamo conto che se ci troviamo nelle crisi cicliche che vengono periodicamente, ecco lì vediamo che proprio nasce tutto, scaturisce dall'emissione monetaria che non è democratica.